Benvenuti alla puntata di questa settimana dei Comuni Informano. Quattro servizi per la nostra rubrica di attualità e politica dedicata a Bagheria e ai comuni limitrofi. Cominciamo subito con un argomento importantissimo che interessa decine di migliaia di persone, cioè la raccolta differenziata a Bagheria. A Palazzo Butera c'è stata una conferenza stampa in cui sono stati presentati i dati iniziali. Come sta andando la raccolta differenziata a Bagheria? I cittadini hanno sete, fame di notizie. Sì, ovviamente passare al porta a porta per Bagheria non è una cosa semplice, è una cosa complessa, complicata e onestamente pensavamo che andasse, non dico male, ma che ci fossero forti difficoltà. Le difficoltà non mancano chiaramente, però devo dire che sta andando bene e che i cittadini stanno rispondendo molto bene, in particolare per la frazione secca, quindi plastica, carta a cartone e vetro e metalli, e che pertanto pensiamo che ovviamente il primo periodo è sempre difficile per tutte le città, abbiamo visto tutte le città dove si è cambiata questa modalità, c'è stato veramente l'inferno nelle parti iniziali, però entro un anno pensiamo di stabilizzare il servizio e di ottimizzare quelle imperfezioni che ci sono state, chiaramente, perché per esempio è stata prodotta molta plastica. Criticità, parliamo della plastica, poi magari arriveremo alle altre. Sì, le criticità sono la produzione eccessiva di plastica nei giorni appunto del martedì e quindi il mercoledì successivo avviene la raccolta, molta plastica soprattutto non schiacciata, questo crea un ingombro da parte del rifiuto, per cui dobbiamo curare questi aspetti. Sulla plastica, al momento viene pesata e venduta con quali modalità e da chi? Allora, attualmente viene raccolta dal comune di Bagheria, viene portata nei cassoni presenti all'interno del CCR comunale, quindi dell'autoparco, che con ordinanza oggi è CCR, è portata direttamente presso l'impianto Ecorec di Campo Felice e viene pagata come fascia, quindi sui 300 euro a tonnellata. Quindi questo è il percorso che segue la plastica. Il fatto che si sono viste foto, comunque immagini di plastica accumulata non significa che di questa plastica non viene fatto nulla, semplicemente viene, come dire, man mano pesata e venduta. No, pesata la pesano poi lì in piattaforma, noi gliela portiamo, loro pesano e in base al peso e alla qualità del prodotto, del rifiuto praticamente, loro ci danno il contributo poi a calcolo, quindi e ne produciamo veramente tanta. Lo stesso è per tutte le frazioni, quindi nulla di... Anche l'umido, invece, mentre carta e cartone e vetro e metalli seguono lo stesso percorso della plastica ma vanno nell'impianto di Sereco, quindi più vicini, con chiaramente contributi inferiori, non perché non hanno lo stesso pregio, lo stesso valore in questo momento della plastica, l'umido e l'organico vengono portati nell'impianto Sicil Ferte di Marsala. Però rispetto all'umido e all'organico, in questo momento noi non siamo riusciti finora ad entrare, perché dai loro campionamenti si evince la presenza di frazione estranea. Ecco perché... Per il momento ancora i bagheresi forse... Non è semplice, l'organico deve essere di qualità, non deve esserci plastica, pannolino, non ci devono, e ogni tanto qualche cittadino, diciamo, lascia all'interno del sacchetto, quindi pensiamo che con i mastelli si riuscirà a migliorare anche la possibilità di controllare il rifiuto. I mastelli sono un oggetto per l'esterno o per l'interno? Spieghiamo anche questo piccolo equivoco che si stava creando. Allora, l'utenza domestica non condominiale verrà appunto dotata di questo contenitore che i cittadini dovranno utilizzare per posizionarlo all'esterno della loro porta con all'interno la frazione giornaliera. Quindi all'interno ogni cittadino della propria abitazione differenzia con la modalità che ha scelto, con i sacchetti, con i suoi contenitori. Poi la frazione giornaliera deve essere messa all'interno del mastello senza sacchetto, perché a quel punto non c'è più bisogno, e quindi messa all'esterno. L'operatore la mattina successiva verificherà che la frazione conferita sia
congrua, idonea e conforme con quanto stabilito dal calendario e lo metterà all'interno della vasca. Questo è semplice. Quindi serve anche per dare maggiore decoro e per evitare, per esempio, nel caso della frazione, nel caso dell'organico, per esempio, per evitare anche che i gatti, i cani possano cercano insomma giustamente di mangiare. Perché anche la situazione sotto gli occhi di tutti è in via di miglioramento rispetto ai primi giorni. Sono stati eliminati i cassonetti e quindi creavano sicuramente una situazione di mancato decoro urbano. Molto spesso, alcune volte i cittadini lamentano il fatto che alcuni sacchetti non vengono ritirati. Da cosa dipende questo? Spieghiamolo. A volte dipende dalla produzione eccessiva di rifiuti e quindi non riusciamo nei turni dei dipendenti a fare, si riempie la vasca, si riempie tutto e non si riesce, e questo soprattutto nei giorni della plastica dove la gente magari non schiaccia e subito la vasca si riempie, però stiamo cercando di ottimizzare il servizio con mezzi di stazionamento vicino alle vasche e quindi questo verrà migliorato. Altre criticità sono relative alle periferie. Noi abbiamo zona di Mongerbino, sopra in Corvino, quindi Torre Amalfitano, per esempio. A volte questi rifiuti viene dato alle fianne ed è un problema questo. Sì, certo. E quindi queste criticità dove noi ancora non riusciamo a portare il porta a porta, anche perché non avendo mai fatto il porta a porta a Bagheria non sa fino a dove ci si può spingere un operatore. Quindi per esempio la zona turchese, che è quella a monte dell'autostrada, anche gli operatori che non lo hanno mai fatto e che veramente a distanza di 2 anni e con i quali è stato fatto un percorso di crescita assieme, di miglioramento, anche di disciplina e rigore nei loro confronti, piano piano stiamo vedendo i risultati anche da parte loro. Chiaramente non mancano le defezioni, stiamo cercando di assestare il servizio, di migliorare e di arrivare laddove non arriviamo. Tutto il resto penso che sia una cosa che, con cui dobbiamo crescere tutti. Tutta la città deve crescere con questa nuova modalità, con questo nuovo gesto che è anche un gesto culturale. Non si può tornare indietro rispetto a questa scelta importantissima culturale. Non possiamo più migliorare indietro perché diciamo, i miglioramenti sono evidenti a tutti rispetto a questa modalità. Questa modalità ti permette di avere più comodità perché il rifiuto viene tolto davanti casa. Nel tempo si risparmia notevolmente perché porti meno rifiuti in discarica e hai i contributi. Si sensibilizza il cittadino consumatore anche al concetto di rifiuto come risorsa e anche rispetto alla produzione di rifiuti che uno fa. Con la differenziata ci si rende conto che produciamo rifiuti inutili certe volte, che utilizziamo la plastica in maniera smodata e si potrebbe ridurre questa possibilità. Quindi, e inoltre, cassonetti zero della nostra città significa che Bagheria non ha più questi cassonetti e questi rifiuti nelle vie principali. Non è problemi principali di Bagheria, diciamolo chiaramente. Sì, non è l'immondizia che molto spesso saliva anche fino al primo piano delle abitazioni. Sarà completamente diverso se poi consideriamo e riguardiamo le immagini di anni fa, veramente molto più bella Bagheria senza cassonetti. C'è la possibilità del riutilizzo di questi lavoratori ex temporari? Tra l'altro sono venuti qua a presenziare la conferenza stampa. Come è stato accennato, in altre realtà dove vengono impiegati altri lavoratori LSU per la raccolta differenziata, oppure diciamo, dopo il licenziamento non ci sono più strade percorribili e soprattutto l'amministrazione non è più vostro problema sostanzialmente. Di che cosa si può fare? Allora, intanto noi attualmente utilizziamo il personale Coires a comando, quindi è come se fossero dipendenti comunali, attraverso appunto l'istituto del comando. Li paghiamo noi direttamente, non paghiamo più Coires, quindi il servizio lo facciamo noi. Ora, questi dipendenti li possiamo utilizzare perché sono dipendenti Coires. Gli ex temporari non hanno più un contratto, quindi non avremmo modo di la possibilità di attingere ad un bacino, a qualcosa. Se cambia la legge, se si istituisce qualcosa che uno strumento che ci consente di utilizzarli, ben venga, per carità. Però noi attualmente abbiamo bisogno di personale, perché non perché col porta a porta serve più personale, perché noi attualmente serviamo la città con 54 operatori. Sono diminuiti nel tempo perché qualcuno è andato in altri comuni e quindi noi abbiamo dato il nulla osta, abbiamo chiesto a Coires di riavere questi dipendenti, ma ovviamente a quei comuni ormai servono, per cui noi abbiamo una carenza di personale che ci permetterebbe di ottimizzare le periferie, il commerciale e sicuramente con più mezzi e più personale la situazione
potrebbe soltanto migliorare, probabilmente si troverebbe veramente il punto di equilibrio. Assolutamente sì, quindi noi attualmente stiamo cercando di comprendere qual è il modo migliore per avere personale in più. Essendo un comune che gestisce in forma diretta, l'unico modo, e chiederemo al Ministero, per utilizzare personale è il centro per l'impiego, come ha fatto per esempio Villa Abate. Ora, se poi al centro per l'impiego prediligeranno gli ex temporari, questo non dipende chiaramente da noi, però intanto è certo che serve altro personale. Si è parlato di incentivazione al riciclo, purtroppo Bagheria sta uscendo da un'esperienza un po' non proprio positiva. Sto parlando delle macchinette Ricicla Point, che dopo alcuni mesi, anche con cui con entusiasmo i cittadini si recavano a conferire, c'è stato anche un comunicato, uno stato su Facebook dell'azienda. Che cosa è successo, cosa sta succedendo, perché sono spente e perché intorno sono diventate una sorta di cassonetto, visto che la gente non li trova, depositi di plastica e non solo. Allora, è successo questo, abbiamo fatto una, sono arrivate due richieste al comune di Bagheria, una da Riciclia e una da Garbi. Entrambi proponevano di mettere delle macchinette e i cittadini a quel punto avrebbero messo le loro bottigliette e avrebbero partecipato a un circuito premiale che diciamo, avrebbe portato dei vantaggi sia al comune, perché noi guadagniamo dai contributi, da una parte dei contributi, e sia a queste imprese che hanno messo queste macchinette. Riciclia all'inizio ha cominciato a lavorare, a trasportare i rifiuti, a prendere, infatti Riciclia a svuotare le macchinette. A un certo punto si è fermata perché si è resa conto che non aveva le autorizzazioni per fare questo trasporto dalle macchinette verso l'autoparco. Garbi non ha completamente iniziato proprio in virtù di questo difetto. Ora ci siamo riseduti e ci hanno formalizzato una modalità di raccolta sperimentale per 6 mesi, dove noi comune raccogliamo il prodotto conferito, svuotiamo noi comune di Bagheria, per 6 mesi parte questo progetto sperimentale e dopodiché si vedrà come procedere. Ovviamente è utile perché nei giorni di raccolta della plastica noi abbiamo meno rifiuti nelle strade, quindi giusto l'altro ieri c'è stata formalizzata questa loro proposta, questa nuova modalità, quindi non raccolgono più loro, raccogliamo noi. Quindi quello che ha detto Riciclia in realtà non è vero, Riciclia raccoglieva e poi si è fermata perché non aveva le autorizzazioni. Ha detto che il comune non raccoglieva, insomma. Noi non raccoglievamo, ma se raccoglievano loro in realtà, com'è che chiedevate a noi di raccogliere? Quindi si sono fermati, loro non potevano, raccogliamo noi e facciamo questa cosa che comunque è utile perché sensibilizza, anche se in realtà venivano oltre ai cittadini bagheresi, i cittadini di altri comuni. Era diventato, c'era un via vai incredibile. Noi speriamo, e questo perché la gente aveva visto un video anni fa in cui sostanzialmente credeva che la bottiglia si traducesse in denaro. In realtà le cose non funzionano realmente così. C'è una legge sulla cauzione che si paga, quindi è molto più complesso e c'è una norma. Però è chiaro che siccome c'è un contributo a valle di questo circuito, anche l'impresa che dà questa possibilità può guadagnarci, anche il cittadino può fidelizzarsi a delle attività commerciali. Noi speriamo comunque, e qui vado ad un'altra critica che è stata mossa, di realizzare in alcuni punti della città, oggi per esempio nasce nell'ex ICRE, una ecostazione. All'interno dell'ecostazione, le ecostazioni nient'altro sono che macchinette per tutti i rifiuti, quindi il sistema premiante che si fa nelle macchinette può essere esteso a tutte le frazioni nel tempo, quindi con la pesa, con un circuito a punti. State pensando anche ad allargare il circuito incentivante anche a carta, altre frazioni, anche per creare flussi di qualità per tutti i rifiuti, e perché no trasformare anche l'ICRE in una ecostazione dove le scolaresche vengano accolte e dove si possa parlare, si possano vedere intanto video di, per esempio, relative ai rifiuti, alle risorse, a quanto è importante, e perché no anche legarlo al concetto di legalità, perché come sapete questo, quindi le critiche secondo me sono sterili. L'ICRE non si usa da 10 anni, l'ha utilizzato con un'attività importante, per esempio Cultura Lab l'anno scorso se non sbaglio, ma sono episodi che sono rimasti isolati e non hanno avuto continuità sostanzialmente. Non hanno avuto continuità, già noi abbiamo comunque sondato un po' il terreno. È stato al mittente il fatto che non è una discarica, non avete trasformato l'ICRE in discarica, al contrario. Inizio.
un centro di educazione. Non solo non è una discarica, ma mettere all'interno di un bene confiscato una ecostazione dove si tratta il rifiuto come risorsa e quindi si sensibilizza culturalmente il cittadino non è una cosa grave, anzi può essere una cosa importante. A Bagheria c'è una bellissima realtà, stiamo parlando della Casa dei Giovani che da decenni è in prima linea nella lotta alle tossicodipendenze e per il recupero di giovani e meno giovani che si trovano nel tunnel drammatico della droga. Uno di loro è riuscito a portare a termine, come tanti altri, il percorso terapeutico ed è stato festeggiato appunto alla Casa dei Giovani. Ascoltiamo. Noi non facciamo grandi feste, facciamo soltanto, creiamo dei momenti durante i quali la comunità insomma, si stringe in maniera festosa attorno alla persona che ha completato il programma terapeutico. E questo momento lo facciamo tra l'altro non quando finisce il periodo di residenzialità del ragazzo, ma addirittura dopo 6 mesi che il ragazzo è tornato a casa. Durante però questi 6 mesi il ragazzo viene ogni 15 giorni qua in comunità e si ferma ogni volta per 24 ore, dorme anche in comunità. Questo ci serve a monitorare il percorso del rientro in società, è praticamente un rientro graduale, controllato, che ci dà, non dico la certezza, ma ci dà molti elementi che ci fanno pensare che il percorso comunitario è andato bene, che il rientro sta andando abbastanza bene, che l'impatto con la comunità di origine, con la famiglia, con i problemi lavorativi viene sostenuto abbastanza bene e perché pertanto può finalmente cominciare a camminare con le sue gambe senza più questo supporto, questa stampella che noi per 6 mesi, oltre i 2 anni veri e propri, continuiamo a offrirgli. La giornata è stata caratterizzata quindi in maniera molto intima, non abbiamo fatto grandi inviti appositamente. Sono venute soltanto alcune delle persone più vicine a noi, con le quali spesso collaboriamo. È venuto anche il vicario episcopale, Monsignor Raffaele Mangano, è venuto il presidente della Caritas, ecco perché la struttura Casa dei Giovani è una struttura diocesana, è voluta allora dal Cardinale Pappalardo e continua a essere sostenuta naturalmente anche dall'attuale Arcivescovo, che ieri purtroppo non è potuto venire, però si è fatto presente con una telefonata che abbiamo messo in viva voce per fare gli auguri al ragazzo che è venuto tra l'altro con la sua famiglia, con la madre 80enne e con la moglie e 2 figli, una figlia di 22 anni e un figlio di 16 anni, quindi una famiglia ricostituita veramente che era felice di avere ritrovato una persona che avevano perduto. Ecco, cosa significa per voi salutare una persona appunto che completa positivamente il percorso terapeutico di uscita dal tunnel, dal dramma della droga? Per noi è un momento di conforto, un momento di gioia, è un momento in cui ci ricarichiamo, ecco, perché abbiamo bisogno, abbiamo tanti problemi, non sono tutte rose e fiori, ci sono anche dei momenti brutti, però questi momenti positivi ci danno poi la forza e il coraggio di continuare ad andare avanti e di continuare a offrire, come abbiamo fatto già dal 1983, l'aiuto a queste persone che cadono purtroppo nella trappola degli spacciatori. Quali sono i problemi quotidiani che i ragazzi che sono qui devono affrontare? E poi parleremo anche di quelli che incontrano una volta che tornano, come dire, al mondo reale. Ma i problemi quotidiani sono chiaramente legati all'impatto con una realtà complessa come la comunità, dello stare assieme, cioè persone che non hanno avuto mai regole nella loro vita, che si sono distrutti con l'uso di sostanze, si ritrovano ad avere una regola certa, cioè ad avere un motivo per andare avanti quotidianamente, quindi un impegno costante. Il mettersi in discussione diventa chiaramente un cambiamento duro e questo è, credo, l'impatto più importante e più complicato per la comunità. La comunità vuol dire appunto stare assieme, condividere percorsi, obiettivi, ma soprattutto cambiamenti. I cambiamenti non sono mai semplici. Questo sicuramente è il piacere, la croce e la delizia della comunità, è quello che ti entusiasma, è quello che ti fa anche molte volte abbandonare il programma terapeutico.
In realtà si parla poco di tossicodipendenze, si sta parlando poco a livello nazionale di droga, e in realtà invece noi abbiamo bisogno di riparlarne, perché il fenomeno non è mai calato, anzi dobbiamo dire che è stato ultimamente, diciamo, sotto come dire, i riflettori sbagliati. Abbiamo avuto un innalzamento dell'uso delle sostanze come l'eroina e la cocaina, del crack e di altre sostanze allucinogene che sembravano scomparse. Abbiamo avuto chiaramente un abbassamento dell'età di primo uso, quindi parliamo di ragazzi di 10, 11, 12 anni che assieme all'alcol quindi fanno un mix esplosivo. Purtroppo lo Stato non sta parlando in questo momento di problemi legati alle dipendenze, problemi legati alle malattie correlate, quindi alle epatiti, parliamo anche del problema dell'HIV. Cioè lo Stato sta pensando chiaramente ad altro, ma dobbiamo tenere alta l'attenzione, soprattutto sulla formazione e sull'informazione. Il problema più grosso, come diceva lei, rispetto all'uscita dalla comunità è chiaramente il ritorno in una società che molto spesso ha messo ai margini questi ragazzi, ha messo ai margini anche della famiglia, quindi bisogna ricostruire la famiglia, bisogna costruire di nuovo i rapporti nel nucleo familiare, ma bisogna ricostruire i rapporti con la società esterna, quindi problema di lavoro, problema di relazione con la società civile. Quello che facciamo noi è proprio creare un cuscinetto d'aria tra la comunità e la società reale, quella che ci sta fuori. Perché dico reale? Perché quella che qua è dentro è una società reale vera, però manca l'impatto con le difficoltà quotidiane, che sono quelle esterne, con la relazione, con la burocrazia, con i problemi di sopravvivenza esterni. Noi facciamo questo, infatti la nostra comunità è uno spazio aperto, è un open space, è una comunità che non ha barriere, che non ha cancelli, che non ha filo spinato. In comunità, dalla comunità non è mai scappato nessuno, cioè da noi non c'è bisogno di scappare, si vuole soltanto parlare e chiarire quello che si vuole fare, e soprattutto il rapporto con la famiglia. Io credo che bisognerebbe sensibilizzare dalle amministrazioni comunali a quelle provinciali, a quelle regionali, allo Stato, il rapporto con il mondo esterno, il rapporto della relazione che purtroppo oggi manca. A Palazzo Butera c'è stato un incontro promosso dal GAC per presentare le misure di intervento rivolte al distretto che interessa anche Bagheria. Noi siamo andati ad ascoltare la conferenza. Oggi è una giornata di animazione territoriale per poter concertare con gli attori locali quali sono le tematiche e quali sono le istanze che arrivano dal territorio per poter essere inserite nel programma di azione locale e proporlo alla Regione entro il 3 ottobre per poter finanziare delle iniziative locali che creino lo sviluppo nel territorio. Il FLAG ha un territorio molto vasto perché va da Bagheria a Pollina, sono 10 comuni che hanno avuto già un'esperienza positiva nella passata programmazione, si sono gettati i presupposti per creare le condizioni di sviluppo sul territorio attraverso la realizzazione di centri di raccolta del pescato per sviluppare il chilometro zero di acquisto e per dare valore aggiunto al pescato locale. Si è creato un portale www.lacostadoro.com per la promozione del turismo sul territorio, si sono fatte delle azioni precise all'interno delle scuole, delle 10 scuole medie del territorio di educazione ambientale e di educazione alimentare con i ragazzi, questo per sensibilizzare le nuove generazioni verso delle tematiche che hanno un interesse precipuo per l'Unione Europea. Con la odierna programmazione noi ci riproponiamo di partire da quello che si è fatto nella passata programmazione, rilanciare, aggiustare il tiro se è il caso di aggiustare il tiro e creare le condizioni per politiche di sviluppo sul territorio attraverso un approccio che viene dal basso, cosiddetto bottom up, cioè sentendo i protagonisti del territorio e facendoci dire quali sono secondo loro le prerogative per creare sviluppo, raccoglierli e sintetizzarli all'interno di un piano di azione, sottoporlo all'attenzione dell'autorità regionale preposta alla valutazione ed eventualmente riuscire ad eseguire quanto previsto nel piano approvato nei prossimi 3 anni, perché la programmazione del FLAG è triennale, dovrebbe essere dal 1 gennaio 2017 fino al 2020. È un'opportunità per tutti i soci pubblici, quindi i comuni che hanno la possibilità insieme ai privati del territorio
di concertare e di comprendere quale deve essere la nostra linea di sviluppo. Ci sono 8 misure, 8 possibilità da cogliere. In questa sede e in queste varie concertazioni dovremo sceglierne 2, quindi ci sarà da parte nostra maggiore attenzione in particolare per la filiera della pesca, quindi i pescatori, e vedremo se ci sarà la possibilità di cogliere le opportunità relative all'indotto turistico per il Borgo Marinaro di Aspra in particolare. Ovviamente si deve parlare di tutto il comprensorio e delle opportunità che diciamo, questo strumento mette a disposizione dei nostri comuni. È importante anche la possibilità di mettere a sistema tutte diciamo, le fonti di finanziamento, quindi quelle relative al FLAG, quelle relative al GAL, ecco perché FLAG e GAL si parlano e quindi concertano assieme, quelle relative alle ITI, quindi all'agenda urbana che Bagheria sta facendo con Palermo, in modo da non accavallare varie, diciamo, vari interventi sulle stesse misure. Quindi l'attenzione è diretta alla programmazione che finalmente sembra che stia per cominciare e a quelle che possono essere le opportunità per il nostro territorio. Consigliere comunale Filippo Tripoli, da più parti viene paventato ormai con quasi certezza la chiusura della locale agenzia delle entrate qui a Bagheria. C'è un problema di locali che devono essere reperiti per mantenere l'agenzia. Tu vuoi fare una proposta, qual è? No, io sostanzialmente accolgo l'appello della Confcommercio locale che per bocca di Italo Fragale appunto sostiene l'importanza della presenza dell'Agenzia delle Entrate a Bagheria. L'unica cosa certa è che il 24 ottobre l'Agenzia delle Entrate chiuderà. Noi come comune abbiamo il dovere di mantenere questo presidio e questi servizi qui a Bagheria. Già il sindaco 5, secondo me con molta negligenza, ha fatto scappare il giudice di pace e domandate a tutti quei cittadini che devono fare ricorso al giudice di pace quanto gli costa in più in termini economici spostarsi a Termini Imerese. E se dovesse anche andare via l'Agenzia delle Entrate, dove ognuno di noi almeno una volta nella vita ci è andato per presentare atti pubblici, privati, controlli, se dovesse chiudere, ripeto, l'Agenzia delle Entrate qui a Bagheria, ci dovremmo spostare a Palermo con un danno nei confronti dei cittadini notevole, sia economico ma anche un disagio che si crea. Allora, la mia mozione che ho presentato oggi al Comune è quella di mantenere l'Agenzia delle Entrate a Bagheria utilizzando i locali che già io ho individuato o di via Città di Palermo o quelli di via Pittalà, dato che a quanto pare il sindaco voglia spostare gli uffici dell'anagrafe dello Stato Civile, per dare la possibilità ai cittadini di poter continuare a usufruire di questo servizio importante. E in più lo smantellamento di servizi essenziali come l'Agenzia delle Entrate, il giudice di pace, si paventa anche l'INPS, fa perdere anche il potenziale economico a Bagheria, fa perdere anche paradossalmente il valore dei singoli immobili, poiché un cittadino palermitano che sempre più si sposta alla città di Palermo non verrà più a Bagheria ma si sposterà nella vicina Termini. Per cui la mia proposta, e chiedo al sindaco e al suo gruppo, il Movimento 5 Stelle, che piuttosto di utilizzare i soliti arnesi della politica e fare demagogia su tutto, di essere pratici, di sposare questa mia mozione e di evitare che il 24 ottobre l'Agenzia delle Entrate chiuda e di continuare ad offrire dei servizi, un servizio importante per le famiglie bagherese e non solo, perché l'Agenzia delle Entrate di Bagheria è da servizio per i comuni di Santa Flavia, di Ficarazzi, di Altavilla. E in più anche cittadini di Marineo, di Bolognetta, usufruiscono dei locali, del locale ufficio dell'Agenzia delle Entrate per presentare documenti. Perché farla scappare? Perché non si capisce l'importanza di un tale servizio? Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ricordandovi che in Comuni Informano va in onda il sabato alle 12.30 sul canale 19 di Tele One e in replica la domenica sulla stessa rete.